Eccoci qua, belle a tutti ragazzi, bentornati sul nostro canale dal vostro The Batman, il cavaliere oscuro di YouTube, per questo nuovo gameplay di Elder Scrolls 5 Skyrim qui su Xbox Serie S. Continuiamo l'avventura del nostro Khajiit. So che la situazione sembra grave, ma dobbiamo scoprire che cosa è successo e capire se il drago è ancora qui vicino. Rispettiamoci e vediamo se ci sono dei superi. Dobbiamo sapere che cosa stiamo affrontando. No, indietro. È ancora qui da qualche parte. Rock e Thor sono stati afferrati, ma hanno cercato di mettersi in salvo. Guardia, che cosa è successo qui? Dov'è questo drago? Presto, fallo! Non lo so. Che chi l'ha detto ci salvi? Ecco che ritorna. Arriva! Arrivara! Cerchiamo di non sprecare neppure una freccia! Eccolo, eccolo! Merda, merda! Le pozioni dove sono? La pozione della magica ho bisogno. Ho finito l'incantesimo. No, il fuoco no, merda. Sì, abbiamo sconfitto il drago. Usa la sezione urli del menu magia per equipaggiare l'urlo di forza inesorabile. Allora, magia, urli, forza inesorabile, equipaggiamolo, ok.
Usa RB per usare l'urlo. Allora RB dove cazzo era? Questo. No, questo. Viene degli antichi. La voce del sangue di Trago. Non ci posso credere. Tu sei il sangue di Drago. Sangue di Drago? Cosa intendi dire? Secondo le leggende più antiche, che risalgono a quando esistevano ancora draghi a Skyrim, il sangue di Drago li uccideva e ne rubava il potere. È quello che hai fatto tu, non è così? Hai assorbito il potere del drago. Credo tu abbia ragione. Certo che ho ragione. Ora sei in grado di usare lui. Questo significa una cosa sola. Tu devi essere il sangue di Drago. Sangue di Drago? Cosa stai dicendo? Mio nonno mi raccontava le leggende sul sangue di drago. Nati con sangue di drago nelle vene, come Tiber Septim in persona. Non ho mai sentito dire che Tiber Septim abbia ucciso dei draghi. Allora non c'erano draghi, sto. Questa è la prima volta che si vedono draghi, da molto tempo. Teoria, le leggende sul sangue di drago dicono che può uccidere i draghi e rubare i loro. Sai tu? Cos'hai da dire, Ilme? Sei rimasta stranamente silenziosa. Avanti, Irene, dici. Credi a queste voci sul sangue di Drago? Alcuni fra voi farebbero meglio a tenere la bocca chiusa, specie su faccende di cui non sapete nulla. Qui c'è un drago morto, e questa è una cosa che capisco bene. Ora sappiamo che si possono uccidere. Io però non ho bisogno di ricorrere al mito del sangue di drago. Mi basta un guerriero in grado di abbattere un drago. Tu non capiresti, Uscar. Non sei un drago. Ho viaggiato ovunque a Tamriel. Ho visto molte cose bizzarre come questa. Consiglio a tutti voi di fare affidamento sulla forza del vostro braccio, piuttosto che in racconti e leggende. Quello che gli ha appena lanciato era un urlo. Sì, sei davvero un sangue di drago. Quello è stato lo scontro più difficoltoso che io abbia mai affrontato. E ne ho affrontati parecchi. Non ci capisco molto di questa storia del sangue di drago, ma sono felice di aver finito la nostra. Abbiamo il nostro urlo. Hus! Hus! Hus, rodà! Ora bisogna tornare a Whiterun per dire allo Jarl che siamo il sangue di drago. Ma non posso fare il viaggio veloce? Ecco, magari viaggio. Cazzo era la mappa, madonna. Ah, ecco qui la mappa. Allora, aspetta. Facciamo il viaggio veloce. Facciamo il viaggio veloce. Fate marcia indietro e tornate da dove siete. La stiamo creando. Vogliamo solo cercare. Ora sai qual è il problema di Skyrim ultimamente? Sono tutti ossessionati alla Bene, sei qui finalmente. Lo Jarl ti stava aspettando. Hai sentito la convocazione? Cosa potrebbe significare? Il Barba Grigia. Stavamo proprio parlando di te. Mio fratello deve dirti una cosa. Cos'è successo dunque alla torre di osservazione? Il drago era lì? La torre di guardia è stata distrutta, ma abbiamo ucciso il drago. Sembra che io sia qualcosa chiamato sangue di drago. Sangue di drago? Cosa ne sai tu del sangue di drago? Quando il drago è morto ho assorbito una sorta di potere da lui. Dunque è vero, i Barba Grigia ti stavano davvero evocando. I Barba Grigia? Ma
maestri della Via della Voce. Vivono reclusi sulle alte pendici della Gola del Mondo. Cosa vogliono questi barbagrigio da me? Si dice che il sangue di Drago sia eccezionalmente dotato nel dono della voce, la capacità di concentrare la tua essenza vitale in un Tuhum o in un urlo. Se davvero sei il sangue di Drago, possono insegnarti a utilizzare il tuo dono. Hai sentito il rumore assordante quando hai fatto ritorno a Wycran? Quella era la voce dei Barbagrigia per convocarti a Rothgaran. Sono secoli che non accadeva una cosa del genere. Non da quando Tiber VII stesso è stato convocato, quando era ancora Talos di Atmata. Rondar, calmati. Cosa c'entrano queste sciocchezze nord con il nostro amico qui? Per quanto abile possa essere, non vedo in lui i segni di quello che chiamano sangue di Drago. Sciocchezze nord, brutto e ignorante. Queste sono le nostre tradizioni sacre, risalenti alla fondazione del primo impero. Rogue, non essere così duro con Americi. Senza offesa, ovviamente. È solo che... cosa vogliono questi Barbagrigia da lui? Quelli sono affari dei Barbagrigia, non nostri. Qualunque cosa sia successa quando hai ucciso il drago, ha risvegliato qualcosa in te e i Barbagrigia l'hanno percepito. Se pensano che tu sia il sangue di Drago, chi siamo noi per metterlo in dubbio? Farai meglio a salire immediatamente a Rodgar Alto. Non si può rifiutare una convocazione dei Barbagrigia. È un immenso onore. E invidio, sai, scalare di nuovo i 7000 gradini. Una volta anch'io ho compiuto quel pellegrinaggio. Rodgar Alto è un luogo molto pacifico, molto lontano dai problemi di questo mondo. Mi chiedo se i Barbagrigia sappiano quel che succede qua giù. Non sono mai sembrati interessati. Non importa. Va a Rodgar Alto. Impara ciò che i Barbagrigia hanno da insegnarti. Hai reso un grande servizio a me e alla mia città, sangue di drago. In virtù del mio potere, quale Jarl, ti nomino Thane di Wytra. È la più grande onorificenza che posso concedere. Ti assegno Lidia come uscarlo personale. E quest'arma proveniente dalla mia armeria come simbolo del tuo titolo. Informerò anche le guardie della tua nuova carica. Non vogliamo che pensino che fai parte della comune marmaglia, vero? È un onore averti come Thane della nostra città, sangue di drago. Rimettiti all'opera, Proventus. Abbiamo ancora una città da difendere. Sì, mio signore. Uno dei nuovi servi? Lo Jarl mi ha nominato tuo uscar. È un onore servirti. Sono un Thane, che significa? Lo Jarl ti ha riconosciuto come persona molto importante nel feudo, un eroe. Il titolo di Thane è un onore, un dono per i tuoi servigi. Le guardie ti stoglieranno lo sguardo se dirai loro chi sei. Qual è il compito di un uscarlo? Tu sei il mio Thane e io sono il tuo servizio. Proteggerò te e tutto ciò che ti appartiene a costo della vita. Vieni, mi serve il tuo aiuto. Fai strada. Bene, possiamo andare verso i Barbagrigia. Ok. Ah, aspetta, devo salire di livello prima. Allora, aumentiamo... sì, magari la salute la metterei. E visto che stiamo usando le magie, magari aumenterei le magie. Dov'era? Cassinare, polseggiare. Dov'era le magie? Illusione? No, evocazione forse era. Distruzione, era questo, ecco, era questo qui. Ce l'hai fatta! Hai ucciso un drago! Gira voce alle guardie che tu sia il sangue.